Hai mai notato la presenza di alcuni parassiti in casa tua? Ti sei mai chiesto se potessero avere un significato nascosto? Ti sei mai domandato se la loro presenza possa essere legata a qualcosa di più oscuro, come la stregoneria o le maledizioni? Oggi parleremo di qualcosa di davvero particolare e, se vogliamo, un po' fuori dagli schemi. Esploreremo le credenze popolari che attribuiscono significati simbolici alla presenza di certi parassiti nella tua casa. Secondo tali credenze, ogni insetto e roditore non è solo un fastidio, ma un messaggero di energie invisibili e potenzialmente minacciose. Prima di iniziare, vogliamo chiarire una cosa. Ciò di cui parleremo oggi non ha basi scientifiche. Non esistono prove concrete che supportino queste teorie. Tuttavia, molte culture e tradizioni attribuiscono significati particolari alla presenza di certi animali e parassiti. Quindi, prendiamo tutto questo con una buona dose di scetticismo e curiosità, considerandolo più come una curiosità culturale che come un fatto accertato. In questo video esploreremo i 9 parassiti che potrebbero annunciare stregoneria e maledizioni nella tua casa. Ti mostreremo anche come, sempre secondo le suddette tradizioni, puoi scacciarli e proteggerti da eventuali energie negative. Ricorda però che la miglior difesa contro i parassiti rimane la pulizia e la prevenzione scientifica. Prima di cominciare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. E ora iniziamo. 1. Ratti. Secondo alcune credenze, i ratti rappresentano nemici nascosti e energie negative che si nutrono delle tue risorse. Questi animali sono visti come simboli di avversari che operano nell'ombra, cercando di sabotare i tuoi sforzi e prosciugare le tue risorse energetiche e materiali. Per eliminare la maledizione associata ai ratti, si consiglia di utilizzare il fuoco come simbolo di purificazione. Puoi creare cerchi di fuoco con alcune candele nella tua casa per proteggerti. Questo rituale simboleggia la luce che dissipa l'oscurità e brucia le influenze negative. Ovviamente, nella realtà, è meglio anche contattare un professionista della disinfestazione per risolvere il problema in modo sicuro ed efficace. Assicurati inoltre di mantenere la tua casa pulita e sigillare eventuali punti di ingresso per prevenire future infestazioni. 2. Cimici, pulci e zecche. Questi piccoli parassiti sono visti come ladri di energia che si nutrono della tua vitalità. La tradizione suggerisce di rafforzare il tuo spirito e allineare i tuoi chakra per combattere queste energie negative. Pratiche spirituali come lo yoga, la meditazione o il reiki possono aiutarti ad aumentare la tua energia e a proteggerti spiritualmente. Assicurati di mantenere la casa pulita, lavare regolarmente biancheria e tessuti e utilizzare trattamenti antiparassitari appropriati per eliminare questi insetti. Inoltre, mantenere un ambiente sereno e positivo può contribuire a respingere queste influenze negative. 3. Serpenti. Si dice che i serpenti siano segni di magia nera avanzata e che rappresentino una minaccia seria. La loro presenza è spesso interpretata come un segno di forze oscure che operano contro di te. Per purificarti e proteggerti, è consigliato cercare un professionista spirituale, come uno sciamano o un esperto di energie. In pratica, prendi anche misure preventive per impedire ai serpenti di entrare in casa, come sigillare le fessure, mantenere il giardino curato e eliminare i loro potenziali rifugi. 4. Vermi. Ritenuti dannosi per la salute e i tuoi progetti, i vermi simboleggiano il deterioramento e la distruzione. La tradizione suggerisce di usare il sale come barriera contro le energie negative. Spargi il sale ai bordi della tua casa per tenere lontani questi parassiti e le maledizioni che portano. Il sale è anche visto come un purificatore spirituale, utile per proteggere la casa dalle influenze negative. Nella vita quotidiana, mantieni il giardino curato, rimuovi eventuali piante morte e utilizza prodotti specifici per il controllo degli infestanti del terreno. 5. Scarafaggi. Questi insetti sono associati a problemi economici e persone tossiche nella tua vita.
secondo le credenze popolari, la loro presenza può indicare la necessità di una pulizia energetica. Si consiglia l'uso di amuleti e bagni con aceto per purificare l'energia negativa. Gli amuleti possono fornire un ulteriore livello di protezione spirituale, creando una barriera contro le influenze negative. Nella pratica, mantieni anche la casa pulita, sigilla le crepe e utilizza insetticidi per allontanare questi parassiti. 6. Mosche. Le mosche rappresentano pericoli, paure e malattie. La loro presenza è spesso vista come un segno di energia stagnante o malata. Si suggerisce di combattere queste energie negative con pratiche che fortifichino la forza di volontà e la sicurezza spirituale. Mantieni la casa pulita, utilizza repellenti naturali e assicurati che non ci siano accumuli di rifiuti o cibo scoperto. La sicurezza e la pulizia spirituale della tua casa possono aiutarti a mantenere lontane le energie negative. 7. Ragni. Simbolo di depressione e umidità nella casa, i ragni richiedono una pulizia profonda. Utilizza candele per 7 giorni nelle aree infestate per purificare l'ambiente. La luce delle candele è vista come un modo per dissipare l'oscurità e le energie oscure. Mantieni la casa priva di polvere e ragnatele, poiché rappresentano il decadimento e l'abbandono. Una pulizia costante aiuterà a prevenire la loro presenza e a mantenere un ambiente positivo e armonioso. 8. Scorpioni. Molto pericolosi e associati a nemici che vogliono distruggerti, anche ghigli scorpioni sono segni di gravi maledizioni. La loro presenza può essere vista come un avvertimento di pericolo imminente. Si consiglia di cercare un esperto spirituale per purificarsi e proteggersi. Inoltre, sigilla la casa e utilizza prodotti specifici per scacciare questi pericolosi parassiti. Mantenere un ambiente sicuro e pulito è essenziale per prevenire la loro presenza. 9. Farfalle nere o marroni. Queste farfalle sono viste come presagio di malattie o morte. La tradizione suggerisce di usare la magia per proteggerti e allontanare queste energie negative. Puoi utilizzare preghiere o incantesimi di protezione per salvaguardare la tua casa e la tua famiglia. Mantenere un ambiente positivo e armonioso può aiutare a respingere queste influenze negative. Nella realtà, è sufficiente lasciarle uscire di casa e mantenere un ambiente pulito e luminoso. E tu? Hai mai notato uno di questi parassiti nella tua casa? Credi nelle influenze negative che potrebbero portare? Oppure pensi che siano solo superstizioni? Lascia un commento qui sotto e facci sapere la tua opinione. Ricorda, queste sono credenze popolari e non hanno basi scientifiche. Tuttavia, è sempre interessante esplorare diverse tradizioni e storie. Grazie per aver visto questo video. Se questo contenuto ti è piaciuto, ti chiediamo di donarci il tuo prezioso mi piace e di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram se non l'hai ancora fatto. Il tuo supporto è fondamentale per noi. Inoltre, condividilo con chiunque pensi possa beneficiarne. Ci vediamo nel prossimo video.